Buongiorno a tutti, altro video ballerino. Sto sistemando però la mia postazione make-up, sto riempiendo il cassetto, vi rimando al video precedente per vederla, ma è qui più o meno. Per ora è un po' più disordinata perché ho portato dall'altra stanza alla postazione nomade le cose che erano un poco malconce, messe così alla fine, tanto poco spazio avevo. E ora le sto sistemando. Mi è venuto in mente, pulendo e sistemando, di fare un mini video decluttering. Poi ripeto, le varie cose ve le farò vedere bene. Però vi faccio vedere un po' quanta immondizia mi sono procurata fino ad ora. Fate conto che quello che ho fatto fino ad ora è stato. Allora, fate conto che quello che ho fatto fino ad ora è stato di uscire questi divisori. Di uscire questi divisori d'IKEA che già avevo, questi in plastica. Come vi ho spiegato, gli altri non c'entrano, questi bellissimi non c'entrano qui perché sono 10 la profondità del cassetto e 9, allora ho messo questi. Ho messo questi che sono così, no? Li ho potuti mettere due e poi resta uno spazio. Al momento ho messo le cialde free che ho, ma le devo depottare perché ne ho troppe. Nella pulizia di questi erano tutti, non mi male oggi ragazzi, erano tutti qui dentro e qui dentro. E ora questi cassetti li devo pulire. Momentaneamente sono messi i prodotti finiti. E questo è vuoto, ci sono soltanto le jar vuote, qualche gli adesivi nel patch e qualche pennello che uso molto poco. E qui metterò, ho idea di mettere i campioni e i blush che non uso tanto, questi sono piuttosto chiari, sono belli ma per me sono piuttosto chiari, specie per adesso. Un gloss che non uso tanto, insomma, cose che non servono proprio ogni giorno. Qui cercherò di mettere in modo tale da averli a vista tutti i prodotti che uso più spesso, quantomeno. E pulendo quel cassetto è venuto fuori che ho un pochettino troppi ombretti in cialda. Questi risalgono alla mia prima, ai miei primi anni di blogging, di passione per il make-up, quando mi mollai su Kiko, Pupa, ombretti di tutto rispetto, però potevo comprarne anche un po' meno. Continuano fino a qua sotto questi cassetti. Mi sa che non abbiamo ancora finito, eh. Questi cassetti, questo cassetto della Malm ha questo problema. Qui sotto, cioè si apre fino a qua, la fine corsa è qua. Qui sotto ci dovete arrivare infilando la manina. E anche qui dietro, resta dello spazio che ora vedrò come riempirlo. Il problema è che preferisco avere dei divisori nel cassetto piuttosto che mettere tutta la rinfusa, perché muovendolo poi, aprendolo e chiudendolo, poi le cose si inciamprosaiano tutte, passatemi il termine, quindi preferisco così e almeno le trovo tutte. E facendo questa pulizia è venuto fuori già, faccio vedere, un poco di cosine da buttare, perché ho rinvenuto qualche cadavere. Il primo cadavere, vabbè, sono i cartoncini di un po' di tutto, ombretti, rossetti. Questi sono degli ambient blush hourglass. Non sono una collezionista anche dei cartoncini, quindi questi li butterò. È venuto fuori anche che c'avevo le cose più luxury, diciamo, che ho, avevo tenuto, perdonate l'unghio, ma è saltato lo smalto senza internet. Comunque, delle cose, dei prodotti un po' più luxury che ho, avevo conservato il cartoncino, non buono, non ne vale la pena, questo qui, qua. Questo, adesso, la scatoletta va nell'immondizia. Poi, gli utilissimi, le utilissime spugnette delle palette Sleek, inutilissime le sto buttando, un ombretto Essence in crema che si è completamente seccato, un elastico. Quando Clio fece la collezione con Pupa, ecco, io avevo comprato il primer occhi, ottimo devo dire, non certo il mio primer potion, però buono, e onestamente ora è secco e lo butterò. Poi altro ombretto in crema Astra. Anche lui secco, questo colore era un salmone, mi piaceva tantissimo, ma ne ho altrettanti, quindi ormai è secco e lo butto. Una
spugnetta inutilissima che devo capire perché l'ho comprata quando l'ho comprata pure sporca. Un bellissimo, quando avevo deciso di dedicarmi alla nail art, un bellissimo color wheel per le unghie. Questi erano vecchi esperimenti, poi si è rotto, lo buttiamo. Poi che altro ho beccato? Un gel top coat trasparente, pupa, col quale mi trovo molto bene, ma questo l'ho cercato per anni e anni, era disperso nel vecchio makeup stash zingaro e ora è completamente spessito, lo devo buttare. E basta. Al momento il mio decluttering ha portato queste monicelle che ora mi avvio a buttare. Se state con me, ora vi porto con me a declatterare quanto abbiamo qua. L'idea era di mettere i blush in crema o il Cha Cha Tint, per dire, o la Meteorite di Guerlain, insomma i blush non in polvere perché sono tutti là, qui. Questo è le Meteorite che devo trovare in una bella collocazione. I correttori tutti in un angolo, questi sono gli illuminanti, no, perdonate, le palettine per il contouring, queste di ELF, ombretti MAC, e la mia idea sarebbe, perdonate il filo di ricarica del telefono, di mettere qui e qui, e se serve anche qui, quello che mi serve per la base. Allora, andiamo qui, il Laura Mercier Tinted Moisturizer, lo mettiamo visto che è lungo qua. Questo un Pormirimizer Clinique, piuttosto vecchio, devo capire se nel caso di usarlo o buttarlo. Fast Response Eye Cream, questo per gli occhi, per il contorno occhi lo voglio tenere qui. Questo è un primer Lancome, minimizza pori, e lo mettiamo anche qua. Poi abbiamo il foundation primer idratante di Laura Mercier che mi piace un sacco per l'estate e lo mettiamo qua. La BB cream Misha, però è invernale perché per me per adesso non va bene, proviamo a metterla qua. Fondotinta Infallible 24 matte, questo è piuttosto scuretto per me, proviamo a metterlo qui e vediamo di fare dei mix appena mi finisce l'abbronzatura. Altro primer, il Baby Skin, questo è quasi finito, senza infamia e senza lode, lo mettiamo tra i primer, i prodotti per la base. La mia putrida ma dorata CC Cream, però nella sua versione beige clair, che io uso quando non sono abbronzata. L'illuminante non lo trovavo più. L'illuminante correttore illuminante MAC Prep and Prime, questo lo mettiamo qua tra i correttori. Mascara, dove li mettiamo i mascara, ragazzi? Li mettiamo qui perché ne ho un bel po'. Qui nel frattempo ho messo i pennelli in questo che si alza, i pennelli lunghi, ho evitato di metterli qui perché insomma sono quelli che uso meno spesso. Va bene, assieme qui te ne vai qui, assieme a te che ti uso più spesso ti lascio qui, lo Shaka che uso meno spesso lo metto là. Il mio odiatissimo crema labbra riparatrice golosa di Officina Toscana, che non mi piace quasi per niente, devo trovare modo di finirlo. Comunque dovrebbe essere prodotto labbra, lo mettiamo qui. Primer favoloso, l'Avant Premier color caramella, mettiamolo qua. Non tutti sono miei, alcuni mi sono stati omaggiati, Laura Mercier, i color caramel, mi sono stati omaggiati anche il Maybelline. Io ho comprato il Lancome, il Clinique, non pensiate sia malata. Fondotinta fluido Shaka, mettiamolo qua. CC Cream Lab Care, un poco invernale, la mettiamo qui. Idem con Pata, questo è finito. L'ho conservato io con Serra Cimeli, non so se lo facciate anche voi. Questo io lo amo, lo stramo e lo ricomprerò, il fondotinta puro Bio Sublime, però mi sono conservata questo. Questo si può buttare. Specchietto Maquillaia, uno dei miei ordini Maquillaia, questo è figo, fighissimo, lo mettiamo tra... qui ho messo le palettine Kiko, quelle che ho, le P-Quad,
e qui le altre palettine, una Dior e una Bella Pierre, che non uso spesso. Vedete che faccio? Lo metto qua, che è facile arrivarci qui dietro. Allora, poi abbiamo questo. Mano a mano è bellissimo, vedete il mio pollicione. Questo è un Sculpting Touch Kiko, sarebbe un prodotto per il contouring in stick che mi sta piacendo tanto, lo metto tra i prodotti per il contouring. Fondotinta Bare Minerals più o meno mummificato, lo butteremo. Belle, anche dei cadaveri potrete vedere. Mascara Shaka, tre mascara. Fondotinta Acqua di Pure Doll 10 mi pare che sia, lo mettiamo qui, è molto invernale. Fondotinta compatto Shaka, vediamo, non mi ricordo che colore sia, ma sapete che lo posso usare per adesso, per adesso, se riesco a usare fondotinta lo mettiamo qui. Altro specchietto sempre utile, lo mettiamo assieme all'altro oppure lo mettiamo in borsa, vediamo, intanto ti piazzo qui dietro assieme al maquillaje. Vomiterete con questo video, lo so. Questa è una maschera per i piedi di Kiko, andrà in bagno al momento, tutto quello che si skincare per adesso è ancora in bagno, anche altri campioni, mentre campioncini misti e variegati di idratanti li mettiamo dove avevamo detto di mettere al momento tutti i campioncini, anche per un viaggio, una cosa. Questo è il mio cancelletà nuovo di scorta, che userò di nuovo in inverno e quindi va tra i correttori. Il full cover Makeup Forever, che è finito dalla vita, anche qui fa la stessa fine del puro bio, deve andare via, è morto, è finito, ragazzi, mi sono conservata il cadavere. Allora, questi li dovrò regalare. E sono gli Ultra Aqua Brow Tint di Makeup Revolution per colorare le sopracciglia, ovviamente non in modo permanente, e fermarle, diciamo tipo un gel, però per le mie non vanno bene, vediamo se qualche amico, la mia mamma, li potrà volere. Via, altro specchietto, serve uno specchietto, adesso vediamo, lo metto in borsa. Jar vuota, lo mettiamo nelle jar vuote. Correttore Pixi, che vi ho recensito sul blog, mi è piaciuto molto, vi lascio il link, mettiamo tre correttori. BB Cream Neo & Co, che mi è stata inviata, provata, mi è piaciuta molto, è piuttosto invernale, ma la mettiamo tra i prodotti base viso. Poi Shaka a correttore verde, Mascara Kiko, tre mascara, e sapete che faccio? Dove ce ne entrano due ne metto due. Sì, andiamo con ordine, perché se non vi muovete, cadete, non mi piacete, via. Ecco, non li ho aperti tutti, guardate che schifo. Poi questo lo conservo per il Back to MAC, è il correttore Pro Longwear concealer di MAC, che adoro tanto, ma è finito e lo conservavo per questo. E questo è il Nabla, che ha cambiato colore, che non mi è neanche tanto piaciuto, è esploso qui dentro, vabbè, non ve lo faccio vedere, via, non lo butto nemmeno qua, aspettate che faccio pasticci, lo vado a buttare. E quindi ci siamo liberati della prima vaschetta, via alla seconda. Oh my god, mascara Shaka, Essence Forbidden Volume, di cui vi ho parlato sul blog, buono, lo sto ancora usando, lo mettiamo qui in piedi, forse faccio prima. Questo è Bottega Verde, Creamy Cushion Lips and Cheeks, bellissimo, fighissimo, ve ne ho parlato già in qualche video precedente, in pratica è un rossetto e fard 2 in 1, molto bello da usare per adesso, quindi lo metto tra i Nabla che devo ultimare, se non muoio, perché sono piuttosto anziani, ma mi pare peccato buttarli, e lo mettiamo qua. Poi questa è una cipria, dico, perdonate la polvere, non è una cipria, bugia, correttore Kiko, il quad più il quinto, e quindi lo mettiamo tra i correttori.
dovrò capirci qualcosa, mi sa che dovrò fare due mani per i correttori. Intanto li divido per settori. Un profumo uomo? Non saprei. Vediamo a chi omaggiarlo. Il mio amatissimo Professional Benefit, che si sta prendendo le mie mani e quindi va tra le basi. Per ora non riesco a indossare con questo caldo, ma è ottimo. Altro Forbidden Volume, questo è il top coat e lo mettiamo qui accanto a lui. Poi correttori Shaka. Ecco, dobbiamo fare un'altra. Inviatemi, mi sono stati inviati in stick. Mettiamo qua, vediamo di trovare una collocazione. Io questa la butto quasi, non lo so. Devo provare a usarla lo stesso, però non fare peccato. Allora, questi sono i correttori, niente, vanno giù in stick. Ora lei la collochiamo, non la buttiamo al momento perché ce n'è ancora mezza. Se sentite rumori di fondo, mia figlia che gioca qui accanto a me. Questi sono illuminanti Shaka, molto molto belli in stick, e dovremmo metterli tra gli illuminanti che sono nella cassettiera. Se vi piace questa cassettiera, nel video precedente ci sono tutti i link, al limite ve li lascio anche qua, tutto qui, e poi li sistemerò bene. Profumo Jean Paul Gaultier o de Toilette, anche lui come l'altro, vediamo a chi possiamo omaggiarlo. Palettina Kiko favolosissima, questa è la Color Fever, mi pare, è la 101, è bellissima, dovete vederla. Questa io la amo e la mettiamo qui. Cartoncino del Better Than Sex, direi che lo si può buttare, assolutamente sì. Se non entrano i cartoni usciamo. Kiko, sapete che ho collaborato con Kiko e... varie cialde mi sono state inviate, le mettiamo qui, poi cominceremo a metterle una sull'altra a un certo punto. Cipria Make Up Forever HD, la nuova, questa la metterei tra i prodotti per le basi, per cui io direi che le ciprie voluminose le mettiamo insieme e troveremo un'altra collocazione. Questi sono i blush fluidi di Make Up For Ever, in un attimo di follia e pazzia, pensavo di avere 8 miliardi di paia di guance e ne ho comprati 4, non finiranno mai. Sono validi, ma non finiranno mai. Troverò una nuova collocazione per il ciaccia tinto, ora vediamo. Questo è sempre di Kiko, ancora non l'ho utilizzato, il lip liner invisibile per... arginare i danni dei rossetti. Questo diciamo che è un prodotto che non uso spessissimo, per cui penso che lo metterò al momento qui tra i prodotti insomma che uso di tanto in tanto. Mascara Measurable Length, lo mettiamo tra mascara e buttiamo la carta. Questo mascara per me è un no, salvatelo, ma me l'hanno inviato per usare. Fine Line Eyeliner, questo ancora non l'ho aperto, un eyeliner con la punta in feltro sottile, l'ho usato una sola volta per testarlo, però ancora non è stato seriamente usato. Lo mettiamo qua, i prodotti diciamo occhi. Che ci fai con qui? Beh, questa non c'entra niente, è la CC Cream 123 Perfect nella versione bronze, che io, quella più scura, che uso per adesso, e quindi devi andare qui. Vedete che ci vogliono due, non può essere. Palettine, via, qui nelle palettine. Shaka qui, ecco, Shaka qui, questo qui. Altro mascara Forbidden Volume, sempre Essence, qui con i maschera, questa te ne vai in bagno. Ombretti in crema, la Beau Suisse, sì, ombretti in crema, dobbiamo trovare dove metterli. Ok, momentaneamente finiamo il decluttering, poi qui ce lo chiamo. Ombretti in cialda, vediamo quali sono. Allora, ombretti in cialda Kiko, e Shaka, li mettiamo qua. Shaka con Shaka e Kiko, questo è bellissimo, questo colore, con Kiko Scourge de
The Potting Urgissimo Primer Kat Von D. Questo ancora lo mettiamo qua perché ancora ce n'è un po' ed è bellissimo e in autunno voglio comprare il fondotinta. Altra cialda di ombretto. Gli ombretti. Se avete suggerimenti oltre al depotting, datemi. Shaka Total Black. Allora, prodotti occhi. È un matitone nerissimo. Casual. Lo mettiamo, istituiamo lato occhi. Questi sono tra Kiko e Shaka i matitoni ombretto e li mettiamo 2 qui, 3 c'è un altro anche a 4 così stanno fermi. Ecco qui, cadrete, no? Non cadrete, dovete star dritti ragazzi, dritti. Ma ora ce ne mettiamo. Shaka Total Black, anche questo è maxi eyeliner e quindi qui direi che a questo punto il fine eyeliner tipo se ne va. Sì. Okay. Queste sono matite occhi Kiko e Shaka. Momentaneamente li posizioniamo qui. Dovremmo queste per trovare una nuova collocazione, non mi piace, però. Però al momento io ho di là un altro, altri divisori in acrilico, però insomma non voglio incasinare troppo la cosa. Momentaneamente ne mettiamo qua, c'è un altro. Ecco. Questo è il fondotinta Kat Von D finito, bellissimo, lo comprerò, si può buttare, campioncino Sephora. Shaka, trattamento labbra, mettiamolo qui, dove si va a mettere l'orfana. Addolci labbra di officina. Uccidere non uccidere, uccidere non uccidere. Benefit, questo è il pennellino del California, secondo me non servono a molto, però è peccato buttarlo. Lo mettiamo qui momentaneamente e abbiamo fatto fuori anche altri due contenitori, quindi al momento la situation, quindi questi ora li leviamo. Aspettate, mi è venuto in mente che per non uccidere questi due incriminati credo ci sia una maniera di rinvenirli esattamente come si fa per gli eyeliner in crema. Io ho fatto un articolo sul blog in questo senso, proverò e vediamo se li posso salvare perché lui mi piaceva un sacco, lui non era male come colore, un tortora, questo colore qui, e vediamo un po' se li posso salvare, poi vi aggiorno. Tutto il resto via, andare. Vabbè, mi sono resa conto che non ho ripreso un fico secco, in realtà ho accumulato nell'ultimo cassetto un sacco di cartoncini che non uso più e quindi li butto, cioè non uso più gli astucci nei quali erano riposti i prodotti che ho acquistato, non ho che farmi, non so se voi li conservate, io ho deciso di no, tranne l'oro. Che insomma sono più o meno da collezione, quello del duo fa viso illuminante, illuminante e blush MAC, la Shade and Light, l'Ambient Lighting, Surreal Light, Lighting Edit Hourglass e la Switch Peach, Sweet Peach. Questi tre cartoni li conservi, questo è il tutto. Poi sostanzialmente questo è quanto, ecco, ho buttato un po' di cartoni vari. E niente, questo è quanto, bimbi belli e bimbe belle, ora levo queste schifezzuole e pian piano prende forma, poi vi farò vedere il risultato finale. Ma questo sostanzialmente era il decluttering più importante perché sapevo di trovare dei cadaveri parecchi. Se questo video vi è piaciuto spolliciate in su, condividetelo sui vostri social se lo ritenete opportuno, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, qui in basso c'è l'iconcina, potete andare, cliccare e verrete reindirizzati sulla pagina dell'iscrizione, attivate le notifiche e noi ci rivediamo alla prossima. Un bacio grande, ciao ciao!